Vi ringrazio di essere qua presenti oggi a questa nuova edizione del corso Protagoniste nei governi locali. Insieme a me c'è la collega Gianna Pentenero, altre colleghe consiglieri regionali probabilmente ci raggiungeranno, avevano annunciato la presenza. Con noi c'è la relatrice della giornata di oggi. Come avete visto rispetto agli anni precedenti, voi sapete tutte che questo corso ha una lunga storia, ha una storia di alcuni anni, nasce promosso dalla Consulta delle Lette del Piemonte per promuovere la partecipazione delle donne all'interno delle istituzioni locali. È un corso aperto non solo alle donne amministratrici, ma alle donne in generale che anche fanno parte di associazioni, che partecipano a vari titoli alla vita sociale e civile della nostra regione e del nostro paese. È articolato in province per consentire una più facile partecipazione alle donne che si sono iscritte. L'edizione dell'anno scorso ha avuto un successo straordinario perché hanno partecipato più di 530 amministratrici in Piemonte, un numero assolutamente considerevole. Solitamente, come voi sapete, i corsi si svolgevano in 4 ordini di lezioni. Quest'anno ne abbiamo aggiunto una quinta su un tema di grande attualità, che è quello che riguarda la violenza contro le donne e il femminicidio. È questione di cui sono piene le cronache quotidianamente, ancora in questi ultimi giorni. Noi qui, essendo una regione che si è particolarmente distinta su questi temi, sia precedentemente quando facevo l'assessore alle pari opportunità, che ora come Presidente della Consulta degli Eletti, abbiamo avuto un piano contro la violenza tra i primi in Italia e anche riconosciuto significativamente dal Ministero. Insieme alle altre organizzazioni di parità del Piemonte riprendiamo questa iniziativa. Tra l'altro, nel mese di novembre, colgo l'occasione per annunciarvelo, penso nella data del 15 al più tardi il 22, terremo una giornata straordinaria su questi temi, illustrando anche le politiche e le nuove norme di sicurezza che verranno illustrate nella nuova normativa, proprio in Piemonte, presso la sede del Tribunale di Torino. Mi sembra che sia più o meno la sede che abbiamo definito, ma ci fossero aggiornamenti comunque ve lo comunicheremo ampiamente, anche in preparazione del 25 novembre, giornata contro la violenza alle donne, dando a questa giornata anche un elemento di carattere innovativo stante l'escalation drammatica che noi conosciamo. Io penso che i corsi di quest'anno, che noi abbiamo voluto rivedere anche con la dottoressa Alberta Pasquero, che come ST cura con noi da lungo tempo questa preparazione, hanno, come avete visto, anche dei temi innovativi. Parleremo di spending review e della ricaduta sugli enti locali. So che questo è un argomento che interessa e angoscia particolarmente le amministratrici pubbliche. Parleremo della legislazione delle donne, dell'Europa, parleremo in particolare di quella legislazione europea che ancora, attraverso progetti che finanziano non solo progetti sulle pari opportunità ma di carattere più complessivo, può consentire alle amministratrici di accedere a dei finanziamenti che in altro modo non potrebbero essere acquisiti. Quindi avete visto che complessivamente l'ordine di ne ho citate solo alcune a vostra conoscenza, l'intero programma dei 5 corsi. Abbiamo l'altra parte che abbiamo ritenuto importante e innovativa è quella che riguarda i comuni associati e l'associazionismo dei comuni da favorire in questa direzione, perché è un elemento di grande importanza delle iniziative che possono essere assunte. Il corso terminerà come sempre con una presenza di una ristretta delegazione, ovviamente, ma che però avrà qualche rappresentante da parte di tutte le province, presso la sede del Parlamento europeo, ritengo intorno al mese di febbraio. È un'occasione non solo perché voi possiate prendere le delegate che da ogni provincia verranno indicate, la delegata che da ogni provincia verrà indicata a prendere contatto con quella istituzione, ma anche con la struttura funzionarile, che poi quella che potrà dare a voi degli elementi importanti per eventuali ulteriori progettazioni all'interno delle vostre amministrazioni. Le docenti e i docenti sono molto bravi, come sempre, a partire dalla nostra docente di oggi. Il corso darà a
consentirà a voi di avere un attestato di presenza lo stesso, che sarà firmato da me e dal Presidente del Consiglio regionale, che potrà servire a voi eventualmente per esperienze future o per ulteriori momenti che possano essere un'occasione in questa direzione. Io non mi dilungo ulteriormente, perché poi avremo modo, insomma, di rivederci nel corso delle elezioni, o magari, e questa è la cosa a cui magari pensavo, con una valutazione finale complessiva, magari con tutte le docenti e con tutte le partecipanti, non solo quelle torinesi, ma anche delle altre province al termine del corso, perché potrebbe essere utile anche poi da voi alla fine avere suggerimenti, richieste, osservazioni rispetto all'andamento dello stesso per migliorare quelli degli anni successivi. Io vi auguro buon lavoro, vi ringrazio per una presenza sempre numerosissima che indica che le donne, a differenza di altre nelle amministrazioni, forse gli uomini, ma non l'ho detto, preferiscono al momento in cui si apprestano ad un'esperienza amministrativa o vorranno ad apprestarsi alla stessa, acquisendo degli elementi adesso, perché in un momento in cui abbiamo pochissime donne ancora nelle istituzioni siamo un caso drammatico in Europa, non solo per lo spread e per i conti pubblici, ma soprattutto per questo scandalo della scarsissima presenza delle donne nelle istituzioni democratiche. Le donne preferiscono essere preparate, non pensano che si possa entrare in qualsiasi sede non sapendo niente, non informandosi. Questo alle donne fa onore e fa in modo che loro siano una leva nuova, vera per l'amministrazione, anche per rinnovare quella politica che oggi i cittadini sentono così lontana, ma che da voi potrebbe essere molto più avvicinata all'agenda della vita quotidiana. Grazie per la partecipazione, mi auguro che il corso sia utile, produttivo e vi fornisca degli elementi importanti per il vostro lavoro presente e futuro. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Arianna Enriquez, sono un'avvocata e anzitutto ringrazio tutti voi per avermi invitato a parlare qui oggi, così come mi avete invitato anche nella precedente edizione di questo corso. Faccio una brevissima mia presentazione. Io sono avvocata civilista, mi occupo di pari opportunità fin dall'università, sono avvocata del telefono rosa e quindi mi occupo anche del tema della violenza, di cui appunto oggi non parleremo, ma cui poi voi parlerete nei prossimi incontri. Allora, io a questo punto entrerei subito nel cuore del problema, e cioè il problema della sottorappresentazione femminile in ogni sede decisionale, perché il dato è veramente un dato di partenza incontestabile, cioè che le donne non sono presenti nei luoghi di potere, diciamo, nei luoghi dove si prendono le decisioni, e questo non soltanto a livello, diciamo, politico più stretto, ma anche a livello generale, a livello della società civile, delle professioni, e quindi è un problema proprio diffuso di cui adesso cercheremo di tracciare delle possibili soluzioni. Partendo da questo, ci si chiede quali sono i rimedi, cioè qual è il possibile strumento attraverso il quale si può cercare di forzare questo squilibrio e proporre e provare a ritornare ad una situazione più equilibrata. Iniziamo con una grande classificazione. Intanto potrebbero esserci dei rimedi cosiddetti non normativi, cioè degli aggiustamenti che la società spontaneamente mette in opera, e le condizioni per la presenza femminile negli organi decisionali in questa ipotesi di rimedi non normativi verrebbero spontaneamente a crearsi, e quindi la società automaticamente da sola, senza imposizioni di norme, di leggi, di vincoli, identifica dei problemi di conciliazione dei tempi, problemi di gestione della vita familiare, problemi di orari, problemi di vario tipo, e spontaneamente prova a fornire delle soluzioni. Questo è quello che è accaduto per esempio in Scandinavia, dove non c'è stato bisogno di un'imposizione dall'alto.
proprio anche in ragione di quello che secondo me è il nodo centrale, cioè al di là delle norme, al di là dei tecnicismi di cui parleremo ora, il punto centrale è quello di creare una società con una suddivisione equa dei compiti a monte, cioè nella vita familiare, in modo tale da consentire alle donne di dedicarsi ad altro che non sia esclusivamente la famiglia, che sia quindi non soltanto la propria professione, ma anche un impegno sociale, un impegno politico, e quindi liberare del tempo. Per cui questo concetto è un concetto che può essere sentito ed è stato sentito ed è sentito in altre società rispetto alla nostra in modo spontaneo, e per cui vengono predisposte degli accorgimenti senza bisogno di un'impostazione normativa. Se però ciò non accade, come evidentemente non accade nella nostra società, sono necessari dei rimedi normativi, cioè proprio degli interventi legislativi volti a creare un riequilibrio laddove invece un equilibrio manca, e cioè creare una imposizione è una parola brutta, però è così, di fatto un obbligo di presenza femminile in luoghi dove questa presenza femminile non è garantita spontaneamente. E si tratta quindi di azioni positive, sicuramente è un concetto che voi conoscete benissimo. Comunque, sinteticamente, posso dire che le azioni positive appunto sono una misura che di fatto è diseguale, che introduce una diversità proprio per andare a supplire una condizione di svantaggio di una categoria. E quindi, con riferimento alle donne, laddove si parte dal presupposto che le donne sono sottorappresentate, allora l'azione positiva è una previsione di un obbligo di quota, e di quello di cui parleremo oggi, a favore delle donne, proprio per colmare questa diseguaglianza iniziale. Le azioni positive sono strettamente collegate all'articolo 3 della nostra Costituzione, che, come tutti sappiamo, sancisce il principio di uguaglianza nelle sue due accezioni. Sono due accezioni, anche queste note, e quindi l'uguaglianza formale, che prevede, prevista al primo comma, quindi tutti i cittadini hanno pari dignità, scusate, ovviamente sono concetti a tutti noti, però a me piace sempre comunque ripeterli, sia perché costituiscono il presupposto di tutto ciò che si dice, sia perché secondo me più si legge la Costituzione meglio è, in ogni caso. Quindi il comma 1, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi articolo 3,1 prevede un'uguaglianza formale. Quindi si parte dal presupposto che gli uomini, nel nostro caso, sono uguali alle donne, e quindi non c'è alcuna distinzione tra l'uno e l'altro. In realtà, però, qual è il problema? Il problema è che, come sappiamo, nella situazione attuale, così come in passato, speriamo meno in futuro, le donne non sono uguali, cioè non hanno uguali opportunità rispetto agli uomini, non hanno le stesse opportunità di un uomo di diventare amministratrici delegate, di diventare appunto parlamentari, di diventare nella mia professione consigliere dell'ordine, non hanno le stesse opportunità. Allora viene in soccorso rispetto a questa condizione il secondo comma dell'articolo 3, che stabilisce che, secondo un principio di uguaglianza sostanziale, che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi, secondo alcuni, che relazione c'è tra l'azione positiva, cioè questa misura appunto che dicevo prima di appunto questa misura diseguale di fatto che è volta a colmare una diseguaglianza di partenza, e l'articolo 3. Secondo alcuni studiosi del diritto antidiscriminatorio, diritto delle pari opportunità, l'azione positiva sarebbe un'applicazione
dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, cioè sarebbe proprio una di quelle azioni volte a promuovere la rimozione degli ostacoli, quindi un ostacolo è la sottorappresentazione delle donne, quindi la mancanza, per esempio, delle donne di avere tempi da dedicare al lavoro. Un'azione positiva può essere quella di creare degli strumenti di conciliazione e quindi di aiutare le donne a liberare del tempo da dedicare al lavoro, oppure un'azione positiva tipica è appunto la quota. Secondo altri, invece, le azioni positive non sarebbero una stretta applicazione dell'articolo 3, secondo comma, quindi del principio di uguaglianza, ma sarebbero qualcosa di diverso, perché l'azione positiva ha una caratteristica specifica, anzi tre, e cioè la sua deve essere flessibile, deve essere temporanea e deve essere adattata al caso concreto. Quindi occorre calarsi nella realtà che si vuole andare a in qualche modo modificare e a migliorare, ovviamente, e occorre inventarsi uno strumento vario, ogni volta diverso, quindi le azioni positive non sono tipiche o in un numero preciso, sono qualunque cosa vada in questa direzione, con carattere della temporaneità, cioè non è pensabile prevedere una quota, poniamo, per sempre, ma una quota per un periodo di tempo sufficiente a garantire poi un accesso stabile delle donne in politica, e lo vedremo più dettagliatamente in seguito, e flessibili. Quindi, secondo alcuni, questo da un punto di vista squisitamente teorico, le azioni positive sono una stretta applicazione dell'articolo 3, secondo comma, secondo altri sono qualcosa di diverso. In ogni caso, quello che è sicuro è che le quote sono senz'altro un'azione positiva, cioè sono senz'altro uno strumento che è messo in atto per cercare di colmare questa situazione di svantaggio nella quale le donne ci collochiamo, nelle quali tutte noi ci collochiamo. Ecco, sulle quote direi subito che, come sapete, poi magari qualcuna di voi anzi dirà la sua in proposito, non tutti, ma neanche tutte, sono d'accordo sull'opportunità, sulla correttezza dello strumento delle quote per cercare di favorire la partecipazione delle donne in politica. Secondo alcune donne anche, le quote sono di fatto la sottolineatura di un fallimento o comunque un'umiliazione. Secondo altre, invece, sono un necessario passaggio per arrivare a garantire in futuro una maggior presenza delle donne nelle sedi decisionali. Queste due, diciamo, anime, queste due teorie sono il riflesso, anche sono, come dire, si inseriscono nello stesso solco delle due anime che hanno costituito il processo legislativo quando è stata scritta proprio la Costituzione, cioè le donne costituenti che hanno collaborato per scrivere la Costituzione avevano due diverse idee del principio di uguaglianza rispetto alle donne. Secondo alcune occorreva specificare che le donne fossero uguali e basta, e quindi, come dire, un'uguaglianza formale assoluta, articolo 3, primo comma, quindi tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso, punto. Secondo altre, invece, era necessario, e questa è stata poi la, come dire, corrente che ha avuto la meglio, anche se con debiti ovviamente aggiustamenti, secondo altre era anche necessario menzionare in Costituzione e tutelare il ruolo della donna non soltanto rispetto al lavoro, ma anche nella difficile e comunque ineludibile necessità di conciliazione tra lavoro e famiglia. E così è stato scritto l'articolo 37 della nostra Costituzione, che anche esso merita di essere letto, perché sancisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. E poi, e qui sarebbe fino adesso un principio di uguaglianza formale secco, diciamo. Ma successivamente viene specificato le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Quindi, secondo
come dire, le costituenti, è stato necessario costituzionalizzare, quindi inserire nella nostra norma fondamentale una tutela specifica accordata alla donna proprio in ragione della sua funzione familiare. Quindi, detto questo, poi magari alla fine sarò felice di sapere quali sono le vostre opinioni sull'opportunità o meno di prevedere delle quote o meno. Io adesso invece vi parlerò del fatto proprio dell'iter giurisprudenziale a livello sia di Corte Costituzionale sia di giurisprudenza amministrativa, l'iter appunto di questa azione positiva specifica in materia di rappresentanza che è appunto la quota. Prima di tutto occorre specificare che per quota, in realtà si parla sempre di quote senza appunto distinguere, ma occorre distinguere perché c'è una grande differenza tra le tipologie di quote. Perché si può prevedere una quota in lista, si può prevedere una quota nell'organo risultante dall'elezione. È evidente che le cose sono completamente diverse. Perché un conto è dire che la lista che si presenta ad un'elezione di qualsiasi tipo deve essere composta in misura pari o almeno un terzo, almeno un quinto, almeno, insomma, dipende. Comunque, in misura pari, diciamo, da uomini e da donne, poi non intervenendo su ciò che risulterà dall'elezione, per cui la lista è una lista composta da tante donne quanti uomini, sarà poi a chi esprimerà la preferenza, qualora ovviamente questa facoltà ci verrà magari prima o poi di nuovo restituita, comunque, quindi quando la persona esprime una preferenza potrà scegliere se votare una donna o votare un uomo, però le donne e gli uomini appaiono parimenti, come dire, avvantaggiate, perché sono presenti in lista tante uomini quante donne. Ben diverso è dire che l'organo risultante dall'elezione dovrà essere composto da almeno un terzo di donne. Ovviamente capiamo tutti che è una cosa diversa, perché questo secondo intervento è un intervento molto più incisivo, che non si limita a fornire una parità di, diciamo così, opportunità nell'accesso, lasciando poi all'elettore la scelta autonoma di individuare l'una o l'altro candidato, ma che impone proprio che nell'ambito dell'organo, così come risultante dell'elezione, ci siano un numero di donne. Perché si parla sempre di sesso meno rappresentato, ma è evidente a quale sesso si fa riferimento. Un'altra possibile, non quota in questo caso, ma azione positiva in tema di rappresentanza, è a mio avviso molto interessante ed è stata introdotta dalla legge regionale Campania 13 marzo 2009, che ha proprio inventato una nuova forma di azione positiva, poi ripresa da altre normative, per esempio dalla nuova legge professionale forense, di cui dopo vi parlerò. Allora, cosa prevede la legge regionale Campania? Prevede che vi sia la possibilità di indicare un numero maggiore di preferenze qualora una di queste preferenze sia accordata al genere meno rappresentato. Cioè, in buona sostanza, se io do la mia preferenza ad una donna, posso dare, invece che una preferenza sola, anche un'altra preferenza. E qua si vede subito come il concetto di azione positiva, come il concetto appunto di riequilibrio di una situazione di diseguaglianza, sia un concetto che ciascuno di noi può cercare di riempire di contenuto e in modo diverso, cioè non c'è in questa materia una rigidità, ma ciascuno può provare ad inventare dei nuovi strumenti in applicazione dell'articolo 3, che naturalmente devono poi passare al vaglio, in questo caso della Corte Costituzionale, come vi dirò, che però possono essere magari anche più incisivi degli strumenti tradizionali. Allora, come vi dicevo, la concreta applicazione degli strumenti di riequilibrio della rappresentanza è stata passata al vaglio sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla giurisprudenza amministrativa, quindi TAR e Consiglio di Stato. Allora, partiamo ovviamente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Allora, il primo passaggio è quello che vede il vaglio della Corte Costituzionale sulla legge 25 marzo del 1993 numero 81,
che prevedeva che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a 2/3. Questo voleva naturalmente dire che sostanzialmente c'era una quota a favore delle donne di 1/3, in lista però, non nell'organo. Allora, quindi c'era una quota minima di 1/3 per la partecipazione femminile. Allora, la Corte, investita dalla questione di costituzionalità, ha giudicato illegittima questa disposizione, e quindi il problema ovviamente in questo caso non era soltanto valutare questa disposizione nel concreto, ma era sapere che cosa intendeva prevedere la Corte Costituzionale in materia di quote, cioè se la Corte Costituzionale riteneva le quote, quelle che vengono poi definite quote rosa, ma che basterebbe dire quote, insomma, legittime o meno. E la Corte, con la sentenza numero 422 del 1995, ha dichiarato illegittime questa disposizione, e quindi ha sostanzialmente pronunziato una sentenza fortemente critica nei confronti della possibilità di introdurre delle azioni positive in materia elettorale, sostenendo che l'articolo 3, di cui abbiamo parlato prima, e l'articolo 51 della Costituzione, che è l'applicazione poi del principio di uguaglianza in materia di accesso alle cariche politiche elettorali, quindi l'articolo 3 e l'articolo 51, debbano essere intesi come indifferenza del sesso rispetto all'accesso alle cariche. Quindi è stabilito la Corte che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito per l'inserimento della lista elettorale, in una lista elettorale. Quindi la Corte Costituzionale con questa prima sentenza è andata giù pesante, diciamo, cioè ha chiaramente espresso un orientamento di sfavore nei confronti della legittimità delle quote, stabilendo che dovesse ritenersi preminente un diritto all'uguaglianza assoluto, puro in materia elettorale, senza possibilità di correttivi, diciamo, in applicazione dell'articolo 3, secondo comma, come dire, le azioni positive, anzi, senza, come dire, l'ha proprio specificato la Corte, le azioni positive sono ammesse in altri ambiti, cioè in materia di diritto del lavoro, in materia sociale, sono ammesse in altri ambiti, ma non sono ammesse in ambito elettorale. Quindi prevale il diritto del cittadino, dice la Corte, a poter esprimere il proprio diritto di voto senza nessun tipo di condizionamento. Sentenza naturalmente criticabile, però che è stata criticata da alcuni, invece ovviamente accolta con grande sollievo da altri, comunque sta di fatto che questo è stato il primo passaggio. Per superare lo scoglio di questa incostituzionalità furono però presentate successivamente delle proposte di revisione dell'articolo 51 della Costituzione, ma anche di revisione dell'articolo 117 della Costituzione. E quindi, come dire, in modo piuttosto bizzarro, come spesso accade effettivamente nel nostro paese, vi è stata prima una riforma del principio di parità in materia elettorale a livello regionale, e poi successivamente una riforma dell'articolo 51 a livello nazionale. Quindi il nuovo articolo 117 prevede che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Così come il nuovo articolo 51 della Costituzione, in un nuovo comma, prevede che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne. Ora, come dire, queste nuove disposizioni, il fatto che si rimuovano degli ostacoli e si promuova la parità, appaiono, come dire, affermazioni molto soft, molto poco incisive. E infatti, come vedremo più avanti, sono state interpretate come delle disposizioni, come dire, solo programmatiche da alcune correnti anche giurisprudenziali importanti. Tuttavia,
l'inserimento in Costituzione di questi principi di parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche hanno elettive, hanno avuto un importantissimo effetto sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, perché successivamente è stata portata al vaglio della Corte Costituzionale la legge regionale della Valle d'Aosta, che prevedeva un obbligo di comporre le liste elettorali in modo paritario per entrambi i sessi. Quindi anche qui vi era non una quota, diciamo, di un terzo, non una quota specificata, ma in modo paritario potrebbe voler dire il 50%, o comunque non proprio il 50%, ma siamo lì, insomma, no? Comunque era anche in questo caso una quota in lista. La sentenza della Corte Costituzionale del 10 febbraio 2003, numero 49, ha segnato una svolta rispetto alla sentenza di pochi anni prima, perché in questo caso la questione di costituzionalità è stata rigettata ed è stato stabilito che le disposizioni contestate, cioè le disposizioni che prevedevano che le liste dovessero essere composte in modo paritario, non pongono, dice la Corte, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito di eleggibilità e nemmeno di candidabilità, ma solo come condizione per la legittimità della composizione della lista. Quindi non è che si va a, come ipotizzava la Corte pochi anni prima, a conculcare il diritto di voto del cittadino che non può più esprimere liberamente la propria preferenza. Si dice soltanto che la lista deve essere rappresentata in modo paritario. Ed infatti la Corte dice, non vi è, cioè dice esattamente contrariamente a come aveva detto poco tempo fa, comunque per fortuna successivamente ha detto, non vi è un vincolo all'esercizio del diritto di voto o all'esplicitazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma solo alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro solo la possibilità di presentare liste formate da candidati solo uomini. Perché è chiaro che poi, al di là di cosa prevede la norma, come vedremo più avanti analizzando la giurisprudenza amministrativa, al di là di cosa prevede la norma, bisogna vedere poi che cosa succede nella realtà, soprattutto con queste norme che sono molto, come dire, molto generali, no? Molto ad alti livelli, no? La promozione della parità è una bellissima parola, se però poi promuovere la parità non viene riempito di contenuto e non viene realmente realizzata, è chiaro che non vuol dire niente, no? E infatti, come vedremo, c'è stata filoni di giurisprudenza e anche di dottrina che hanno proprio ritenuto che queste norme non volessero di fatto dire nulla, che costituissero dei meri inviti, delle mere, come dire, esortazioni. Sì, poi quando avete voglia, nel caso, se volete cortesemente avere un principio di, come dire, considerazione, e quindi, cioè, quindi vuol dire nulla di fatto, no? Quindi, tornando a questo passaggio della Corte Costituzionale, per fortuna la Corte quindi modifica la propria giurisprudenza e quindi stabilisce che questo vincolo nei confronti dei partiti interviene solo nella fase anteriore a quella dell'elezione vera e propria e certamente non altera l'elezione, il risultato di un'elezione, perché non impone una quota nell'organo, ma impone una quota o comunque una rappresentanza paritaria solo nella lista. Quindi poi ciascuno vota in secondo coscienza e il risultato dell'elezione sarà la composizione dell'organo. Ultimo passaggio della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia è quello che vede lo scrutinio da parte della Corte Costituzionale della questione di costituzionalità della legge regionale Campania del 27 marzo 2009, numero 4. Questa legge regionale Campania era appunto quella che prevedeva la possibilità di indicare due preferenze per l'elezione alla carica di consigliere regionale qualora si fosse scelto un candidato di sesso femminile. Quindi invece che dare un'unica preferenza si potevano indicare due preferenze nel caso di scelta di una candidata femminile.
anche in questo caso non si, cioè in questo caso, come abbiamo già detto prima, non si tratta di una vera e propria quota, ma di un'azione positiva nuova che ha avuto poi anche riscontri, come appunto vi dirò dopo, in altre sede. Quindi in questo caso la Corte Costituzionale ha nuovamente salvato questa disposizione, quindi consolidando la propria giurisprudenza, del 2003, e ha stabilito che non si tratta di un meccanismo costrittivo. Questo concetto della seconda preferenza non è un meccanismo costrittivo, ma è un meccanismo promozionale che non viola il diritto di voto e il principio di uguaglianza, così come invece aveva stabilito la prima sentenza della Corte Costituzionale di cui abbiamo parlato. Quindi queste sono le principali pronunce della Corte Costituzionale in materia. E all'esito di queste pronunce si può dire che dal punto di vista della Corte Costituzionale le quote oramai sono considerate legittime. Naturalmente è stato fondamentale il passaggio di cui vi parlavo prima, e cioè la riforma costituzionale dell'articolo 117 e dell'articolo 51, perché non a caso la Corte, che giudica ovviamente non secondo il proprio arbitrio, ma giudica con riferimento all'applicazione ovviamente della Costituzione, non ha potuto che prendere atto di una riforma costituzionale e quindi dell'inserimento in Costituzione di questi principi di parità. Quindi, stabilito che le quote sono legittime, diciamo, dal punto di vista costituzionale, se ci sono domande, se ci sono questioni, fermatemi quando volete. Altrimenti io passerei all'analisi della giurisprudenza amministrativa in materia. Perché c'è stato bisogno dell'intervento della giurisprudenza amministrativa? E perché è sorto il contenzioso? Ma allora, la questione, come dicevo prima, è molto semplice. Perché queste norme, e cioè l'articolo 3, l'articolo 51 e l'articolo 117, sono state completamente disapplicate nella sostanza. Cioè, certamente c'è un articolo 3 che dice che c'è un principio di uguaglianza, che dice addirittura che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli e quindi creare le condizioni per eliminare gli svantaggi. C'è un articolo, anche dopo la riforma dell'articolo 51 e 117, ci sono principi quindi di parità di accesso alle cariche elettive a livello regionale, a livello statale, ma ciò non ha impedito di considerare queste disposizioni da parte degli amministratori, di molti amministratori e anche da parte di alcuna giurisprudenza come assolutamente ininfluenti, come assolutamente prive di contenuto precettivo. Perché i casi tipo oggetto di queste pronunzie che adesso vi andrò a raccontare brevemente, insomma a raccontare, sono più o meno analoghi e sono quelli che riguardano giunte composte esclusivamente da uomini. Quindi vi sono delle giunte, cioè ci sono dei principi costituzionali che prevedono che ci deve essere una parità di accesso, dei principi che prevedono una promozione della parità a tutti i livelli, quindi a tutti i livelli sia elettorali ma anche proprio decisionali. Molto spesso, punto fondamentale, ci sono degli statuti regionali, degli statuti comunali, provinciali, che impongono, magari in modo ancora più dettagliato, un obbligo di considerare il principio delle pari opportunità e quindi di considerare la presenza delle donne come fondamentale risorsa sia a livello di lista sia a livello di organo, ma a fronte di questo non c'è assolutamente un'applicazione concreta di questi principi. Quindi il problema si è posto, nel senso che a un certo punto, a fronte di nomine di giunte completamente squilibrate o completamente dove le donne erano completamente assenti, qualcuno si è posto il problema e ha detto: ma scusate, ma sarà legittimo questo modo di operare?
Il punto che dicevo prima, l'elemento che ho introdotto, e cioè il riferimento agli statuti, quindi regionali, provinciali e comunali, è un punto molto importante, vedremo, per le pronunce della giurisprudenza amministrativa. Perché se nello statuto regionale viene inserito un passaggio che appunto all'inizio può sembrare un passaggio soft, voglio dire, un passaggio anche lì non particolarmente prescrittivo, ma in cui viene specificato che la regione si impegna a favorire l'accesso delle donne negli organi elettivi, anche solo un'affermazione così, diciamo, non dettagliata, questo aspetto è stato poi considerato dalla giurisprudenza amministrativa come un aspetto particolarmente importante per stabilire la legittimità o meno della composizione delle giunte. Quindi che cosa accadeva? Accadeva che è accaduto che delle associazioni, delle donne singole, per esempio la consigliera di parità regionale o provinciale, impugnassero i decreti di nomina di giunte esclusivamente di composizione esclusivamente maschile. Ora, ovviamente, prima di entrare nel merito di che cosa hanno poi detto i TAR, si pone un problema giuridico a monte, cioè ma chi può impugnare questi atti? Naturalmente, per poter ottenere una pronuncia nel merito da parte di un giudice amministrativo bisogna avere quello che si definisce come l'interesse a ricorrere, perché altrimenti ciascuno impugnerebbe qualunque atto amministrativo così, perché lo ritiene ingiusto, perché lo ritiene viziato. Non è così, soltanto chi è portatore di un interesse specifico ha diritto ad impugnare questi atti, e quindi in molti casi sono state ritenute non legittimate ad agire dei soggetti che avevano impugnato ma che non erano considerati dalla giurisprudenza amministrativa come coloro i quali avrebbero dovuto, erano titolati a impugnare quegli atti. E chi è titolato secondo la giurisprudenza a far valere l'illegittimità di un decreto di nomina della giunta, poniamo, regionale? Soltanto sicuramente le consigliere di parità sono state ritenute tutte legittimate, però se necessariamente, oltre alle consigliere, certamente chi avrebbe avuto diritto, avrebbe avuto la possibilità, avrebbe avuto i titoli, avrebbe avuto l'aspirazione a essere a sua volta nominata in quella giunta, e invece è stata esclusa in quanto donna sostanzialmente, quindi facendo valere un principio, non solo un principio di diritto antidiscriminatorio, ma proprio un principio molte volte formale di stretto diritto, cioè di disapplicazione delle norme dello statuto che prevedevano, magari, dipende ovviamente da ciascuno, da ciascuna norma, grazie, che prevedevano una parità di accesso, oppure e ovviamente anche le norme costituzionali di cui abbiamo parlato prima. Quindi adesso però, è stato chiaro questo passaggio, cioè non chiunque, non associazioni di donne che ritengono che sia giusto che ci sia la parità, per carità, meritevolissimo ovviamente, però non si può andare davanti a un tribunale amministrativo dicendo sì, però noi vogliamo che ci sia la parità negli organi decisionali della nostra regione. No, deve essere colei o coloro che avrebbero avuto diritto ad accedere a quella carica che invece sono state escluse, che devono necessariamente ricorrere. Così ha stabilito la giurisprudenza amministrativa. Ora, nel merito della questione, due erano le tesi contrapposte che si sono appunto date battaglia nei vari TAR. Allora, secondo una prima tesi, le norme di parità in ambito in materia di rappresentanza, quindi l'articolo 117 e l'articolo 51 e per estensione naturalmente l'articolo 3, che è il principio generale, dovevano considerarsi come norme meramente programmatiche, cioè dei meri inviti, come dicevo prima,
Quindi in buona sostanza si applicano solo se c'è la possibilità o la volontà di applicarsi, di applicarle. Quindi in buona sostanza non si applicano, ovviamente, perché è sempre possibile dire l'equilibrio politico non ci consente, non c'è la possibilità, senza specificare, senza motivare. E quindi, secondo una prima corrente, queste norme erano tamquam non esset, praticamente. Secondo invece un'altra tesi, queste norme erano norme, sono norme di rango costituzionale e come tali devono essere applicate. Si può ritenere che ci siano delle norme costituzionali e non costituzionali anche, ma a maggior ragione quelle costituzionali, che costituiscono delle mere sollecitazioni a eventualmente, come dire, aderirvi. Cioè, i principi costituzionali sono il fondamento della nostra società e quindi non si può certamente ritenere che queste non siano prescrittive. Allora, cosa è successo? Dunque, i TAR generalmente, bisogna dire, che hanno annullato i decreti di nomina delle giunte composte da soli uomini. E quindi sostanzialmente sono state respinte le tesi secondo cui queste norme non dovessero essere ritenute prescrittive. Però è interessante vedere che cosa succedeva nei casi concreti, cioè quali erano poi, al di là di quello che dice un giudice amministrativo dopo che è stato fatto il ricorso, dopo che quindi è stato fatto un percorso lungo e faticoso e anche un percorso, voglio dire, pionieristico, nel senso che quando vengono intraprese queste cause non si sa come vanno a finire. Cioè, poi adesso possiamo dire sì, in effetti c'è stata una giurisprudenza che si è consolidata favorevole, come vedremo una importantissima sentenza del Consiglio di Stato, e quindi adesso si può dire tranquillamente, vabbè, certo, uno quindi ha una giunta solo maschile, impugna il decreto di nomina, va davanti al giudice amministrativo, il giudice l'annulla e quindi si è costretti a modificare le cose e a far entrare, a far, come dire, applicare un principio di parità in modo efficace. Però non è proprio così, nel senso che immaginate le prime di queste cause in una situazione in cui molte invece sentenze hanno previsto una legittimità, adesso ve ne leggerò alcune eclatanti, di giunte composte in modo del tutto squilibrato. Quindi bisogna anche avere il coraggio, sia come ovviamente come singole, sia come associazioni eventualmente in aiuto, sia come consigliere, sia anche come avvocate, bisogna anche avere il coraggio naturalmente di intraprendere queste cause, perché si rischiano poi anche, voglio dire, delle sentenze sfavorevoli. E allora il problema di avere una sentenza sfavorevole non è soltanto dire vabbè, ho perso, si sa che una causa si può vincere o si può perdere, è anche il fatto di costituire dei principi, cioè di una giurisprudenza negativa. È chiaro che se il TAR e poi il Consiglio di Stato e poi altri TAR si pronunciano uno dopo l'altro tutti in modo sfavorevole, è chiaro che quindi, così come se si pronunciano in modo favorevole c'è un principio che viene affermato in un senso, se si esprimono in modo sfavorevole è chiaro che è un bel problema. Comunque, per fortuna che queste colleghe e queste donne hanno deciso di intraprendere questo percorso, e per esempio vi dico che il TAR Sardegna del 2 agosto 2011 ha stabilito un principio importante che poi è stato anche ripreso, ma è interessante, che adesso vi dirò naturalmente, ma è interessante vedere che cosa era successo in quella giunta, perché il TAR ha, come dire, registrato quella che chiama una tenace e riaffermata volontà di escludere le donne dalla vita politica. Tenace e riaffermata volontà politica di escludere le donne. Perché in quel caso, allora, vi erano all'inizio, nel 2009, 4 assessore donne su 12. Quindi, buono, si partiva da una buona posizione. Però, al tempo, dice il TAR, era in vigore la legge statutaria della Regione Sardegna che prevedeva appunto che ci fosse una quota del 40%.
Quindi è ovvio che è molto importante che cosa viene stabilito poi nelle norme di secondo livello, terzo livello, cioè non soltanto a livello costituzionale, è molto importante perché è chiaro che sono norme di dettaglio che poi però sono molto più precise e puntuali di quello che può fare la Costituzione, ovviamente. Peccato che questa norma successivamente è stata ritenuta incostituzionale per varie ragioni, quindi successivamente caduta la quota, caduto l'obbligo di prevedere delle 40% di donne assessore, cosa è successo? Che successivamente è stata nominata una nuova giunta di cui 12 assessori tutti uomini. Nel corso della vita della giunta è stato necessario sostituire 2 assessori, sostituiti di nuovo con altri 2 uomini. Poi c'è stato altri 2 assessori uscenti, di nuovo sostituiti. Allora il TAR dice, ma allora in questo caso è evidente che voi le donne le avete nominate proprio perché eravate obbligati, e quindi se eravate obbligati l'avete fatto, appena avete avuto la possibilità di escluderle, non vi è sembrato vero e quindi avete soltanto più nominato uomini. Quindi in questa sentenza il TAR della Sardegna ha annullato quindi la giunta, l'ha ritenuta illegittima, il decreto di nomina l'ha ritenuto illegittimo e ha stabilito quindi che il principio della parità di accesso alle cariche amministrative costituisce espressione di un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale e quindi ha accolto invece la tesi secondo cui queste norme devono essere effettivamente applicate. Adesso vi parlerò di altri casi, ma posso dirvi che in linea di massima un altro problema fondamentale che si poneva qual era? Va bene, c'è un principio di parità nell'accesso, c'è un principio di parità nella partecipazione anche alle sedi decisionali, però cosa c'è di più discrezionale della nomina di un assessore? Cioè, è ovvio che è un atto di piena discrezionalità politica nel quale il giudice amministrativo non può entrare. Quindi non c'era solo un problema di legittimazione, come dicevo prima, chi può ricorrere. Non c'era solo un problema anche nel merito, ma c'era proprio anche un problema, oltretutto, di non sindacabilità di quest'atto da parte del giudice amministrativo. Quindi, come dire, in fondo l'organo politico all'esito delle elezioni farà un po' quello che vuole, no? C'era il rischio che il giudice dicesse ma noi non possiamo entrare in questo genere di valutazioni. In realtà i giudici hanno stabilito che di fatto, come dire, ferma la discrezionalità politica della scelta, il giudice non va con queste sentenze a intaccare questa scelta, questa discrezionalità, ma stabilisce dei parametri entro i quali questa discrezionalità politica deve muoversi. E quali sono? Allora, se è vero che l'organo politico può scegliere chi vuole, è vero però che ha un obbligo di motivazione, come in tutti gli atti naturalmente amministrativi o giudiziari, c'è un obbligo di motivazione, c'è un obbligo di istruttoria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io devo nominare una giunta e scelgo 12 uomini, solo uomini, devo dare conto nell'atto di nomina devo dare conto del fatto che ho cercato delle donne candidabili, candidate. Ho fatto una valutazione su chi potesse ricoprire quel posto tra le elette donne o anche non tra le elette. E all'esito di questa mia istruttoria, all'esito di questa indagine, ho scelto, nonostante la possibilità di individuare dei soggetti donne o nonostante delle candidature di donne, ho scelto un uomo. Quindi il TAR dice, non è che io, giudice amministrativo, vengo e ti impongo di nominare tu cur una assessora donna, ovviamente, perché questo non lo potrebbe fare un giudice amministrativo, però stabilisce dei paletti di legittimità. E quindi, appunto, nell'atto di nomina dovrà essere specificato perché non si è scelto una donna, perché non si è cercato una donna o perché in caso di candidature
non si è ritenuta idonea quella candidatura di quella donna rispetto ad un uomo. Detto questo, se poi di donne disponibili a rivestire quel ruolo non ce ne sono, di donne con il profilo adeguato non ce ne sono, e sembra un po' difficile pensare che proprio non ce ne sia neanche una, però ovviamente questo spetterà caso per caso eventualmente a motivare, però a motivare in modo adeguato. Allora a questo punto si è reso necessario scegliere un uomo invece che una donna. Quindi il TAR ha detto questo, ha detto in buona sostanza spetterà a chi opera questa scelta, qualora sia impossibilitato ad applicare un principio di parità, però a specificare il perché è stato impossibilitato. Ovviamente, e questo è interessante, dice la giurisprudenza che non è possibile motivare genericamente con ma gli equilibri politici non consentivano di nominare Tizia invece di Caio, perché questa non è una motivazione che la giurisprudenza ha ritenuto valida. Per esempio, appunto, TAR Puglia del 23 settembre 2009 è interessante perché ha proprio ripreso questo dibattito sulla natura delle norme di parità, e quindi anche in questo caso c'era l'articolo 48 dello statuto della provincia di Taranto che prevedeva, e ve lo leggo tanto per farvi un'idea, che il presidente della provincia nomina i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente, secondo le modalità previste per legge e nel rispetto del principio delle pari opportunità. Cioè è stato sufficiente inserire questo passaggio perché il TAR dicesse: la previsione dell'articolo 48 dello statuto, questa che vi ho letto, è evidentemente caratterizzata dalla natura precettiva e non programmatica. Quindi vuol dire è evidente che questa norma non è una norma teorica, come dire, un mero invito, ma è proprio un'imposizione. Il presidente della provincia nomina i componenti nel rispetto del principio delle pari opportunità. Non è stato neanche necessario in questo caso specificare una quota, poniamo. E quindi si ribadisce appunto anche in questo caso, e lo dico anche a voi, cioè nel senso è importante prevedere poi le norme di dettaglio, le norme specifiche che siano redatte in modo chiaramente favorevole, perché sembra poca cosa, ma il fatto di inserire questo passaggio però ha consentito poi l'annullamento di una giunta realizzata in violazione, nominata in violazione di questi principi. Importante anche questo invece il Tribunale Amministrativo della Regione Campania, che ha pronunciato una sentenza relativa alla comune di Benevento. E in questo caso ha stabilito che, intanto appunto ha stabilito il principio di cui vi dicevo prima, cioè che l'illegittimità della nomina di un assessore non è ricorribile da parte del cittadino, cioè il singolo cittadino che ritiene che vi sia una violazione del principio di parità non ha diritto a farlo valere in giudizio, ma solo quel soggetto che avrebbe invece aspirato a quell'incarico. E poi nel merito della questione ha proprio stabilito che non è possibile appunto motivare l'esclusione, la violazione del principio di pari opportunità semplicemente dando una lettura appunto di equilibri politici, specificando in modo vago la necessità di nominare un uomo piuttosto che una donna, ma è proprio necessario dare conto in modo dettagliato del perché le norme di parità non sono state applicate. Perché, dice il TAR, i principi di parità impongono un obbligo di risultato, cioè non... E questi sono concetti giuridici, diciamo, mutuati dal diritto civile, o c'è, sono le cosiddette obbligazioni di mezzi o obbligazioni di risultato. Le obbligazioni di mezzi, io mi impegno a fare tutto il possibile affinché un certo risultato venga garantito, ma non sono responsabile se il risultato non viene garantito. Invece l'obbligazione di risultato è tu devi garantire quel risultato, se no sei responsabile. E il TAR dice l'applicazione del principio di parità presuppone un obbligo di risultato. Cioè non è che presuppone che uno valuta così le candidature
senza tanta cura e poi le mette da parte e sceglie un uomo, ma presuppone che si faccia veramente tutto il possibile affinché vengano nominate delle donne piuttosto che degli uomini. Ora vedremo poi che il problema è un problema anche di presenza di candidature femminili, nel senso che bisogna poi vedere se le donne hanno la possibilità di dedicare tempo alla politica, di dedicare tempo a questi incarichi, perché molto spesso il problema è poi quello del fatto che purtroppo, al di là di tutto, non c'è, come dire, il respiro, non c'è la possibilità, non ci sono gli spazi di tempo e le energie da dedicare anche a questo. Quindi il problema della mancanza di candidature potrebbe anche essere una questione che astrattamente giustifica la nomina di assessori uomini, a patto però che ovviamente sia effettivamente così e che sia motivata comunque una ricerca esplicitata nell'atto di nomina della giunta, una ricerca specifica di soggetti al di fuori anche di quelli eletti, ma anche di soggetti appunto esterni. Quindi infatti dice: il sindaco di Benevento in questo caso non aveva compiuto né la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile, né aveva motivato adeguatamente le ragioni della mancata applicazione del principio di cui all'articolo 51 della Costituzione. E così è stata nominata, è stata ritenuta illegittima, in questo caso, la nomina di un assessore uomo in sostituzione di un altro assessore uomo. Dopodiché, ecco, però, dopo tutte queste sentenze positive, vi segnalo anche una sentenza invece tremenda, cioè quella del TAR Lombardia del 4 febbraio 2011, che aveva ritenuto legittima la composizione della giunta della regione Lombardia, che era una composizione del tutto squilibrata. Il punto è come aveva motivato il TAR, che cosa aveva stabilito. E aveva stabilito dei principi abbastanza forti, mi sentirei di dire, perché vi leggo la massima è l'estratto, riassunto, il principio di diritto estrapolato da una sentenza. Allora, dice il TAR Lombardia: non sussiste alcun obbligo ad una composizione equilibrata tra sessi tra i componenti degli organi di governo delle regioni. Il principio generale di uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica, e dunque anche nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, non garantisce infatti la composizione equilibrata di entrambi i sessi negli organi collegiali. Ma ci si chiede allora che cosa garantisca il principio di uguaglianza sostanziale, perché, voglio dire, mi sembra piuttosto, come contraddittoria questo principio. E questa sentenza appunto ha stabilito dei principi molto negativi, naturalmente, a mio avviso, e ha anche stabilito questo passaggio, cioè scritto questo passaggio che vi leggo. Tra l'altro, in questa nella composizione di questo TAR sono sempre tre i giudici del collegio. Il presidente era un uomo, ma il giudice che ha scritto questa sentenza è una donna, ed ha scritto: tanto premesso, e c'era tutta ovviamente la disquisizione giuridica, il collegio è dell'avviso che, in considerazione dello stadio in cui versa attualmente il processo di promozione dell'effettiva democrazia paritaria tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e dalla luce del quadro normativo allo stato vigente, non possa pervenirsi ad una dichiarazione di illegittimità nella formazione della giunta, siccome composta da un solo assessore di sesso femminile. Cioè, come dire, visto che adesso il principio di parità comunque non è applicabile, non è applicato, non è così veramente un principio forte, non possiamo dire che sia illegittimo continuare a disapplicarlo. Cioè, ovviamente, peccato che sarebbe anche ai giudici, in certi casi, naturalmente, colmare delle lacune e dare una chiave interpretativa forte. Per fortuna questa sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato, ed è stata riformata da una sentenza invece molto importante e molto positiva, perché il Consiglio di Stato, naturalmente, è organo superiore,
rispetto al TAR e quindi di valore maggiore una pronuncia del Consiglio di Stato, chiaramente. Allora, questa pronuncia è la pronuncia del 21 giugno 2012, numero 3670, se qualcuno volesse andarla a reperire su internet. Molto interessante, perché in questo caso cos'era successo? Allora, è sempre la stessa vicenda, eh? Giunta regionale Lombardia, giunta della regione Lombardia, viene impugnato al decreto di nomina, arriva questa sentenza del TAR Lombardia che è una doccia fredda. Successivamente, quindi, viene impugnata questa sentenza e davanti al TAR, il TAR concede quello che si dice la sospensiva, cioè concede un provvedimento d'urgenza in attesa poi di decidere il merito con i tempi più lunghi, ovviamente, quindi un procedimento d'urgenza preventivo, esaminata la questione in modo più sommario, ma comunque già chiaramente adeguato, in attesa di successivamente stabilire, decidere nel merito e quindi emanare poi una sentenza più dettagliata. Quindi la Giunta regionale Lombardia, dopo aver accolto questa sentenza positiva e incassato questa vittoria, invece si vede traballare, perché il Consiglio di Stato aveva concesso appunto la sospensiva. Così la Giunta viene emendata, cioè autonomamente, per cui c'è una correzione in corso da parte della Giunta stessa, e quindi vengono sostituiti degli assessori e vengono nominate dell'assessore donna. Allora uno a questo punto potrebbe dire: ma se nel frattempo c'è già stata la modifica della compagine della Giunta, che esigenza c'è di pervenire ad una pronuncia del Consiglio di Stato? Però il Consiglio di Stato prende atto che la composizione della Giunta era stata modificata, e però si esprime questi principi anche con riferimento al profilo della risarcibilità di un danno. Quindi è anche interessante questo ulteriore aspetto. E il Consiglio di Stato stabilisce che la nomina degli assessori deve essere subordinata alla promozione del riequilibrio tra i generi, e la violazione di tale vincolo determina l'illegittimità della nomina. E quindi stabilisce anche che parità significa uguaglianza o sostanziale approssimazione ad essa. Quindi, come dire, non soltanto avalla una idea di parità e di quota, ma addirittura, suggerisce anche l'entità di questa quota, che dovrebbe avvicinarsi al 50%, se proprio non essere il 50%. E questa pronunzia stabilisce dei principi molto importanti, perché, ve ne leggo alcuni passaggi, dice il Consiglio di Stato: gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo. Questo sembra una banalità, ma questo vuol dire superare la principale eccezione, appunto, come vi dicevo prima, a questo genere di ricorsi, e cioè il fatto di dire: ma in realtà è un atto discrezionale, quindi il TAR non deve neanche entrare nel merito. E stabilisce che la nomina degli assessori è subordinata, per espressa autolimitazione statutaria, e quindi ancora una volta sottolineiamo l'importanza della norma, specifica, statutaria, relativa all'ente di riferimento. Quindi la nomina degli assessori è subordinata alla promozione del riequilibrio tra entrambi i generi. Quindi la violazione di tale vincolo determina l'illegittimità della o delle nomine, in quanto gli spazi della discrezionalità politica hanno superato i confini stabiliti dalla legge. Allora, questa sentenza è ad oggi il più autorevole rigetto della tesi secondo cui i principi di parità debbano essere intesi come mere esortazioni, come mere inviti, e quindi prive di un contenuto precettivo vero e proprio. Ora, detto questo, io avrei concluso l'iter riferito alle quote in materia elettorale in senso stretto, ma se volete vi parlerei ancora di due aspetti in qualche modo
collegati e interessanti, e cioè il fatto, l'applicazione delle quote, la diffusione del concetto di quota, non soltanto in ambito elettorale puro, ma anche in altri ambiti, e quindi sia nell'ambito societario, sia, per quanto riguarda la mia esperienza, in ambito forense. Quindi, dall'ambito strettamente politico, è notizia chiaramente nota a tutti il fatto che è stata approvata nel 2011 la legge Golfo Mosca, che è quella che prevede l'obbligo di partecipazione equilibrata, o comunque che introduce una quota in favore delle donne nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate e anche delle società a controllo pubblico. Ora, questo è un dato molto importante. Naturalmente, purtroppo, non era possibile prevedere un'introduzione a livello al di fuori, delle società quotate, che quindi sfuggono al regolamento del mercato e quindi al controllo della Consob, e quindi purtroppo in Italia in realtà le società quotate sono molto poche, mentre non è così per le società controllate dallo Stato o dai vari enti pubblici, che sono invece molto più numerose. Quindi questa appunto norma, che è appena entrata in vigore, perché è entrata in vigore quest'estate, il 12 agosto, cerca di porre un correttivo ad una situazione nella quale nell'ambito delle società attualmente la partecipazione delle donne e negli organi di amministrazione e controllo è pari al 6% a fronte del 94% della presenza maschile. Questo è veramente un dato che si commenta da solo, ovviamente. Ora, questa legge, proprio per cercare di porre un correttivo a questa situazione, introduce quella che è proprio una tipica e specifica azione positiva con le caratteristiche di cui vi parlavo prima, cioè prevede un'azione positiva temporanea, perché stabilisce l'obbligo di una quota modulata, come adesso vi dirò, però valida fino al 2022, cioè per un lasso di tempo di 10 anni, e quindi con l'idea di dire: adesso, oggi, noi imponiamo la presenza delle donne per legge a questi livelli, ma successivamente non sarà più necessario, si spera, un'imposizione, perché la quota avrà fatto il suo lavoro, l'accesso sarà stato forzato per la prima volta, ma poi si consoliderà e quindi le donne dimostreranno la loro, o meglio, non c'è bisogno di dimostrare, perché noi dobbiamo sempre dimostrare qualcosa, però entreranno in questi luoghi di potere e quindi se ne approprieranno in qualche modo, e poi successivamente sarà normale perpetrare questa presenza. O meglio, speriamo, questi sono i primi tentativi, vedremo cosa succederà nel 2023, se effettivamente ai successivi rinnovi ci saranno ancora donne, sempre più donne, o no. Quindi che cosa prevede questa legge? Prevede una cosa molto forte, perché in questo caso non si parla di una quota in lista, perché naturalmente non c'è una vera e propria lista per la nomina degli consigli d'amministrazione dei collegi sindacali, ma si parla di un terzo degli amministratori eletti nell'organo. Quindi c'è una domanda forse? Chiedo scusa, il testo che ci è stato fornito, che è esemplificativo e che permette una rilettura, sì, è un po' ostico, ma le sue parole sono riuscite a fare oltremodo chiarezza nel testo in oggetto. Io però effettivamente, e adesso me ne sono accorta,
Relativamente all'articolo, cioè al titolo, la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società quotate, che è il tema che sta trattando attualmente, sì. Non avevo effettivamente notato una cosa che non ho capito a fondo e per la quale chiedo un chiarimento. Sì. Perché la norma modifica il dettato inserendo all'interno dell'articolo 147, eccetera, che impone agli istituti delle società quotate, perché solo le società quotate e non le società in genere? Perché nel nostro ordinamento le società non quotate, che sono la stragrande maggioranza, e intanto dipende chiaramente. Intanto la società quotata, giusto per, che cos'è? È una società quotata in borsa. In borsa, cioè, sì. Io avevo compreso quello, ma magari ho pensato che non fosse. Le società quotate in borsa nel nostro ordinamento sono comunque molto poche, ovviamente, no? Ma intanto non era possibile prevedere un'introduzione, o meglio, come dire, non è stato ritenuto possibile, perché la struttura delle società italiane è una struttura di società molto piccole, a conduzione familiare, molto spesso con organi, cioè per esempio non ci sono dei veri e propri organi di amministrazione, non sono dei consigli d'amministrazione. Quindi stiamo parlando di accomandita semplice, società a responsabilità, esatto, limitata, cioè, però ci sono molte SPA, quindi la società per azioni, non necessariamente quotate in borsa, che però ha una struttura, diciamo, diversa. Diciamo che le società per azioni non quotate in borsa però non sono soggette per esempio ai controlli che vengono effettuati dalla Consob o cose di questo tipo, e quindi esulano da questo. Comunque è stata una scelta, come è stata anche la scelta quella, per esempio, nelle società pubbliche di prevedere l'inserimento della quota, ma per esempio di non prevedere delle sanzioni qualora questa quota non venga rispettata. Quindi diciamo che per il panorama societario italiano sarebbe stato molto difficile, perché ci sono anche molte poche SPA alla fine della fiera, diciamo, sono molto più società più piccole, no? E quindi non era stato possibile, o comunque non è stato ritenuto adeguato, congruo, ritenere prevedere l'inserimento della quota tu cure per tutte le società, anche perché poi appunto è vero che si tratta comunque di ruoli di potere, di decisione a livello anche, come dire, pubblico, no? A livello di visibilità, quindi forse non aveva neanche proprio tanto senso prevedere una quota effettivamente nella SRL, che magari possono essere in realtà effettivamente molto solide dal punto di vista economico, però non è stato ritenuto, come dire, di inserire al di fuori da queste due realtà la quota. Grazie. Posso chiedere però, secondo lei, cioè il parere del tutto personale, è una scelta opinabile o no? Ma appunto, io penso che questa normativa sulle società quotate e sulle società a controllo pubblico è tutto ancora un mistero, nel senso che è appena entrata in vigore. Le società quotate, per esempio Unicredit, per esempio Fiat, si erano già adeguate prima dell'entrata in vigore, avevano nominato nei loro consigli di amministrazione, nei loro collegi sindacali, delle donne prima ancora che fosse entrata in vigore. Ora, invece, per esempio, nonostante sia entrata in vigore da poco, ma comunque sia entrata in vigore, non ci sono ancora dei dati veri e propri, ma pare che le società a controllo pubblico non si sa che cosa stiano facendo, cioè se stiano effettivamente realizzando o no questo dettato normativo. E il problema qual è? È che la Consob, qualora una società quotata, quindi facente parte del mercato, non rispetti questo obbligo, mette in atto, appunto la Consob, un sistema sanzionatorio progressivo e incisivo volto a realizzare la parità. E quindi cosa fa? Prevede una diffida, se questa non viene realizzata prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100.000 euro a 1 milione di euro effettivamente, prevede un nuovo termine di 3 mesi per la realizzazione di questa nuova diffida, se no prevede la decadenza automatica dalla carica di tutti gli amministratori. Non sarebbe una bella figura, diciamo, per la Fiat, che tutti gli amministratori, o per Unicredit, o per tutte le, no, ovviamente, infatti, queste società si sono adeguate molto prima. Cosa succede per le società pubbliche? Succede che in realtà non è prevista
una sanzione nel caso di mancanza di applicazione di queste quote, che sono prima di un quinto e poi di un terzo, e si dovranno applicare a partire dal primo rinnovo. Naturalmente ogni società ha i propri tempi e quindi non è che da oggi decadono tutti e si rinominano, ma dal primo rinnovo. Quindi, per esempio, è molto negativa il parere circa il fatto che per le società pubbliche a controllo pubblico non è previsto una sanzione. E certo, perché infatti adesso non si sa che cosa succederà. Cioè, o meglio, c'è una sorta di correttivo, nel senso di dire che c'è comunque un potere diffuso di segnalazione circa il fatto che non è stata rispettata questa norma. Vabbè, grazie, non è un granché. C'è un controllo da parte del Ministero delle Pari Opportunità, che attualmente adesso è anche un po' punto vagante, come si diceva, no? Cioè, nel senso che le deleghe sono attribuite, come dicevamo prima con una collega, appunto alla vicepresidenza, però non è che c'è un soggetto di riferimento. Quindi, e poi comunque anche qualora ci fosse il ministro, non è che, insomma, non è stato ad oggi messo in piedi un sistema di controllo vero e proprio. Quindi benissimo, c'è un'applicazione di questo principio, bene, non c'è, siamo di nuovo lì, non c'è e quindi non è applicato. Però senz'altro è un punto di partenza molto importante. E vi posso informare di una serie di iniziative che stanno partendo, che con fatica, nonostante la mancanza di fondi, per creare proprio, anche in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con la consigliera di parità, eccetera, e i commercialisti, le donne manager, eccetera, per creare formazione, perché il problema non è solo avere il diritto di partecipare, ma essere formate. Poi, appunto, come si dice sempre, non è che gli uomini, con tutto il rispetto, si facciano tanti problemi di essere formati prima di ricoprire una certa carica, detto proprio sinceramente. Però è ovvio che invece è anche una grande opportunità formativa comunque per le donne il fatto di poter partecipare, anzi dover partecipare, doversi candidare. Detto questo, un altro ambito che è quello mio di appartenenza, su cui andrò veloce, ma solo per darvi un'idea, è quello della nuova legge di riforma della professione forense, che ha previsto un sistema articolato di azioni positive, perché anche per noi, avvocate, non è che ci sia proprio molto da ridere, in effetti, nel senso che le avvocate donne oramai sono tante quante gli uomini e il trend è sempre quello in aumento, ma di avvocate donne al Consiglio Nazionale Forense ce ne sono due, di avvocate nei luoghi delle decisioni della professione ce ne sono molto poche. E quindi c'è un lavoro molto importante da fare per cercare di entrare, di partecipare, per non parlare del quanto sia importante anche il divario, questo è un altro discorso, ma comunque significativo, il divario remunerativo tra, assolutamente accertato, tra avvocate donne e avvocati uomini, una sorta di segregazione anche di materie, per cui le avvocate donne generalmente si occuperanno di diritto di famiglia, minorile, così in qualche modo saranno sempre connotate con una visione assistenzialistica, e gli avvocati uomini si occuperanno appunto di diritto societario. Però voglio dire, non è così facile superare tutti questi ostacoli. La nuova legge professionale forense ha però previsto anche nel nostro caso, ed è una novità assoluta negli ordini professionali, un sistema di quote molto incisivo, perché prevede una quota pari ad un terzo dei consiglieri dell'ordine eletti, prevede un numero maggiore di preferenze se si sceglie di votare una donna, e poi prevede che il principio di parità sia rispettato anche nelle liste, però comunque è già qualcosa. Ora, io a questo punto chiuderei, poi lasciare spazio ai vostri interventi, su il punto che però a me, come dire, una conclusione sulle quote e poi il punto che a me sta più a cuore di tutte. Allora, diciamo che da tutto questo discorso che abbiamo fatto, a mio avviso, si traggono queste conclusioni. Il fatto che, prima di tutto, le norme di parità non devono essere intese come dei meri inviti, come delle mere sollecitazioni, ma sono delle norme, come tutte le altre, sono imperative, sono cogenti e quindi devono essere applicate. Quindi se c'è scritto che la Regione promuove la parità, la promuove, cioè bisogna fare in modo di promuoverla, non è che si può dire, ah vabbè la promuove, però anche se non la promuove tanto va bene lo stesso.
Il secondo punto è che quindi i principi di parità devono guidare l'operato degli organi istituzionali nella realizzazione di azioni positive, tra cui per esempio è sicuramente un'azione positiva anche quella che stiamo realizzando noi oggi, cioè l'azione positiva è anche formazione, anche scambio di idee, circolazione, mettersi in contatto. Ora, quindi a mio avviso le quote, poi magari mi direte cosa ne pensate voi, sono necessarie. C'è chi ritiene che non lo siano, io penso che siano necessarie e che quindi bisogna per forza forzare il sistema, perché altrimenti qui non arriviamo da nessuna parte. Speriamo che oltre ad essere necessarie siano anche utili e che quindi all'esito di questo periodo temporaneo di forzatura, di prescrizione normativa, si possa poi determinare un effetto positivo spontaneo di abitudine alla partecipazione da parte delle donne e di abitudine da parte degli uomini a lasciare degli spazi. Perché qui, a mio avviso, arriviamo proprio al cuore del problema, e il cuore del problema, secondo me, è la conciliazione dei tempi. Perché noi abbiamo bisogno di obbligare ad una presenza femminile? E soprattutto, pur avendo un obbligo di presenza, una quota, ma ci sono poi le donne che le vogliono, più che le vogliono, che le possono ricoprire quegli incarichi, che hanno il tempo, che hanno la possibilità, bisogna che la risposta sia sì. Però per dire questo, il problema è proprio un problema sociale, nostro, mentale, di organizzazione del lavoro, di organizzazione della vita quotidiana di tutti noi, nella ripartizione dei tempi e nella ripartizione degli oneri familiari, perché fino a che non ci saranno uomini che si occuperanno come le donne, e anche magari donne che concederanno agli uomini di occuparsi, che anzi, o magari solleciteranno gli uomini ad occuparsi un po' degli aspetti familiari, non ci potranno essere donne in riunione alle 6 di sera, alle 8 di sera. Certo, poi a forza di avere delle donne nei luoghi di potere, magari si modificherà anche il modo di lavorare, e magari invece di passare ore e ore ad allungare i tempi delle riunioni, allungare i tempi, non lo so, negli studi legali è molto così, no? Cioè si sta in studio, si sta, perché evidentemente non c'è necessità di andare a casa, perché c'è qualcun altro che è a casa e che ti ha ripreso i figli a scuola, ti ha portato la spesa al genitore, cose di questo tipo. Però poco a poco io ritengo che ci sarà poi anche un modo di lavorare diverso, più forse anche femminile, più concentrato magari, no? Io penso che quando si lavora tra donne molto spesso in meno tempo si realizza di più, non perché adesso voglia fare il peana della capacità femminili rispetto a quelle maschili, ma per questioni di necessità, perché se a un certo punto uno deve andare a prendere il bambino non è che può farla tanto lunga, bisogna chiuderle le cose. Quindi io penso che il problema centrale sia proprio modificare e diffondere l'idea della suddivisione equa dei compiti dell'organizzazione del lavoro familiare, perché se no non riusciremo a rendere effettivo nulla di tutto ciò. E diciamo che l'ultimo corollario di questo è il fatto che non è che sia necessaria la presenza delle donne nei luoghi decisionali perché le donne devono fare i propri interessi, e quindi non è che c'è una rappresentazione appunto di natura corporativa, no? Degli interessi femminili, per cui le donne fanno gli interessi delle donne. Prima di tutto perché io sinceramente non credo che ci sia un interesse delle donne contrapposto a quello degli uomini, o meglio non ci dovrebbe essere, dovremmo avere un interesse comune. E secondo, perché il problema di andare a prendere i bambini a scuola o di gestire i tempi della famiglia non deve più essere considerato come un problema solo di donne, cioè deve essere considerato un problema della società, di tutti quanti noi, e quindi io ritengo che più le donne entreranno nei luoghi delle decisioni, nei luoghi di governo, più dovrebbe poter passare questo principio di condivisione del lavoro, diciamo, sia professionale sia familiare. E quindi diciamo che l'augurio che io faccio a me stessa e a tutti quanti è quello che, come dire, la parità diventi una conquista comune
e non soltanto di qualcune, e che quindi si possa vivere meglio e lavorare di più tutti quanti. Grazie. Grazie, ci sono domande? No, nessuna domanda. Allora possiamo chiudere qua, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo ancora cortesemente di restituirmi la scheda di valutazione che vi è stata consegnata all'ingresso e ci vediamo al prossimo appuntamento, il prossimo venerdì con il professor Manacorda. Buona serata.